Ma cosa c'è? No, è limitata. Cosa? Buonasera a tutti, benvenuti all'incontro con gli autori. Accanto a me abbiamo il protagonista, uno dei protagonisti della sezione Now, dedicata al cinema contemporaneo. Abbiamo la regista norvegese Dan Hammer, a cui Bergamo Film Meeting ha dedicato la personale. Molti di voi probabilmente hanno appena visto il suo film L'esordio ex, che era stato al tempo presentato alla Kinzende di Luisa Dörr, che era la sua opera prima. Dan Hammer è un regista che ha realizzato 7 lunghi metraggi, che hanno partecipato spesso, sono stati spesso a Cannes, a importanti festival, e sono stati premiati con molti Amanda, che sono gli Oscar norvegesi. Vorrei partire, ovviamente, ricordo, vi chiedo a voi se ci sono domande, vi chiedo di alzare la mano se avete domande da fare sul film che avete appena visto, domande che sono passate in giornata precedente. Volevo rivolgere una prima domanda proprio su Ex, e volevo approfondire un po' questi due straordinari personaggi, questi fratelli, questi anziani fratelli, che sono fratelli, amici, si sopportano a fatica. Quindi volevo sapere qualcosa sulla scelta di questi attori e la scelta di esordire con questi personaggi. E si crea una sintonia particolare tra questi due attori. Hello. Quite a long time ago since I made the film. The casting is always very, very important. Usually I do the casting myself with the main cast, as we can still do in Scandinavia. These days they all like to start to have agents with hard agreements, but still. I follow my heart in that. These two actors are well known from the National Theatre in Norway. They also done some films. But when I was a kid, I used to see them on television. There was this TV theatre, which was quite, this is a comedy compared to the, it was very, very, so I think that was why I chose them. They chose me also, of course. Okay. They read the script and they really didn't understand too much, but they said maybe we should give it a try. Because the script is quite mathematical also. Okay. In a way, there's a big room for the development of the characters. And of course, we talked a lot. Allora, dunque, intanto devo dire che devo un po' ricordare, perché effettivamente questo film l'ho fatto parecchio tempo fa. Sicuramente il casting è sempre una cosa estremamente importante. Per fortuna in Scandinavia, sì, al tempo sicuramente, anche adesso un po', però è un po' più difficile. Comunque al tempo sicuramente si riusciva a fare il casting direttamente con gli attori. Adesso gli attori, soprattutto gli attori grossi, hanno tutti dietro un manager, perché si porta dietro tutta una serie di accordi, per cui è un po' più difficile. Però insomma, in quel caso lì ho scelto loro, e poi loro, anche loro hanno scelto me effettivamente. Io li ho scelti perché loro erano due attori già conosciuti di teatro, del teatro norvegese, ma soprattutto perché quando ero piccolo io li vedevo in televisione, facevano questo programma teatrale in televisione, che però rispetto al film, se l'avete visto, rispetto al film che avete visto, questo film è una commedia rispetto a quello che loro facevano in televisione. E, insomma, però insomma, li amavo molto, avevo piacere di lavorare con loro e loro hanno accettato di lavorare con me, anche se nel momento in cui hanno visto la sceneggiatura ci hanno capito il giusto, perché in effetti c'era molto da lavorarci insieme, dunque effettivamente ne abbiamo parlato tanto effettivamente, e loro hanno accettato questa sfida e abbiamo fatto questo film insieme. Ci sono domande dal pubblico?
io sempre su UX, uno dei punti di forza di questo film, in generale dei suoi film, è la caratterizzazione dei personaggi, perché questi personaggi hanno dei dettagli molto precisi e puntuali. Per esempio Conrad, questo uomo che arriva dal passato di qua, ha questo vizio, colleziona uova. Volevo sapere da dove è nato questo dettaglio che riguarda il personaggio, che è molto interessante. Così esprime anche come un volatile. Si esprime anche come un volatile. Ah, okay. Certo. Io ne trovo. Quindi volevo sapere come era scelto questa caratterizzazione. Durante le riprese del film.
E con questo personaggio, per esempio, dice, riguardo all'aneddoto delle uova, dice, potrei dirvi forse un sacco di cose che non so neanche più se sono vere oppure no. L'unica cosa che posso dirvi è che anch'io nel corso della mia vita a un certo punto collezionavo uova di uccelli, per cui può darsi che venga anche da lì. Ma invece il fatto che Caterina sottolineava del fatto che il personaggio in certi momenti si esprima con il verso di un uccello, che è una cosa che lui fa per richiamare il padre, è una cosa che faceva fuori campo per richiamare il fatto del fratello che non era presente. E quando giravamo a un certo punto ci siamo accorti che lui per allenarsi prima di andare a girare faceva così con la bocca, e in realtà quella scena, cioè quell'immagine, funzionava benissimo sul personaggio. Nel momento in cui siamo andati a montarlo, tenete presente che il film è fatto prima del digitale, quindi noi l'abbiamo girato in parte in 16 mm e in parte in 35, e per riuscire abbiamo deciso che quell'immagine funzionava benissimo, ma dovevamo metterci sopra il suono del verso di un uccello. Allora noi eravamo a Lillehammer, dove ci sono state le Olimpiadi, e abbiamo dovuto fare venire da Oslo una cassetta con dei suoni di uccelli, con il verso degli uccelli, e abbiamo cercato di mettergliela effettivamente sopra all'immagine che lui faceva con la bocca, e dopo ci è parso che effettivamente funzionasse bene, e abbiamo fatto in questa maniera. Questo in effetti caratterizza, è diventata una caratteristica piuttosto fondamentale del personaggio. Abbiamo una domanda da Giulio, se può avvicinarsi così. Si sente che senza il microfono. Allora, volevo dire, oltre alla fotografia che è bellissima in questo film del 95, c'è una cosa che mi ha interessato, che ho letto, quella sulla dimensione, si dice ad un certo punto, di questo isolamento che è un po' come una prigione, no? Quindi sempre un po' un rifugio o una l'addio, o comunque questo stato ha questa funzione di essere. Però mi interessava questo aspetto un po' introspettivo, anche psicologico, se c'è, sapere come, perché i personaggi invece sono molto divertenti, per cui sdrammatizzano questa dimensione dell'essere fuori dal mondo, ecco, perché poi alla fine. Sicuramente come mi sono sentito e cosa pensavo allora, ma non so più se certe cose ripenso ancora oggi, perché sono passati tanti anni. Però in questo caso sicuramente sono ancora del parere di quello di cui parlavamo allora, cioè quando io scrissi la sceneggiatura l'idea era di fare questa casa come una sorta di capsula in cui questi personaggi sono racchiusi, e alla fine, se ci pensate, le uova, un uovo è esattamente la stessa cosa, nel senso che è una capsula con dentro la vita. E quindi, infatti, se avendo visto il film, vedete che i personaggi sono i personaggi che guardano fuori, non siamo mai noi che guardiamo dentro.
E quando, per esempio, quando c'è stato un momento, nel momento della, mentre facevamo il film in cui avevamo bisogno di più soldi, per cui per cercare di trovare dei finanziatori abbiamo fatto vedere un primo girato, e c'erano sempre queste immagini dalla casa verso fuori, mi chiedevano perché non ci fossero effettivamente delle altre visuali, ma il motivo era proprio questo, che io volevo fare vedere la chiusura dei personaggi. Infatti, se ci pensate, l'unico momento che c'è perché per uno dei personaggi in qualche modo doveva muoversi alla fine, per cui c'è il momento in cui il personaggio si muove, va a recuperare il figlio, e quindi c'è un momento di uscita da questa capsula. Però diciamo, questo sicuramente è quello che ho pensato allora. Adesso ci sto ripensando adesso, e alcune cose le penso ancora, alcune no, però ed è interessante parlarne. Maybe also it's connected to the choice of soundtrack. When the sun is arriving, the soundtrack is the moon landing, which also is, I mean, it's as space, can you use that word? Yeah. As if when we landed man on the moon, I think it's just as important as that to have the sun coming to them. But still, I mean, we are human beings, we have to deal with the same things, even if, I mean, even if you, I wrote something that we can go how far we want, but still we will feel kind of recognition and joy when the smell of egg and bacon come from the space fire. Allora, dunque, se ci pensate, adesso mi è venuto in mente che c'è questo particolare, se ci avete fatto caso, che la colonna sonora del momento in cui arriva il figlio è la registrazione del primo uomo sulla Luna, dell'arrivo del primo uomo sulla Luna. E quindi c'è questa cosa spaziale. Però in un certo senso, se ci pensate, alla fine siamo comunque tutti esseri umani, per cui ritorniamo tutti alla Terra. Alla fine ci sentiamo tutti bene quando c'è l'odore delle uova e del bacon che si sente vicino. Torniamo tutti verso casa molto volentieri, per cui alla fine siamo tutti richiamati verso casa. In realtà non è la stessa canzone, anche se come produttore talvolta utilizzare le stesse canzoni viene buono perché costa di meno effettivamente, ma in realtà è una casualità che ci sia questa similitudine. Anche nel mondo di Orden, oppure anche in Fiction Stories,
o anche il minimo grazie. E questo tema che ritorna è l'autismo. Tutti i personaggi hanno un metodo, sono metodici, svolgono azioni reiterate, rigorose. Quindi abbiamo qua e mo' che continuano a fare sempre la stessa azione. Nel mondo di Orson il protagonista si sente in crisi perché va in pensione e non ha più una vita. Le kitchen stores si osservano le abitudini di un uomo in cucina, sui nuovi livelli in cucina. Il minimo grammi, la protagonista, ha una sua routine precisa. Perché è così importante per i suoi personaggi la routine e l'abitudine di rifare le azioni? His friend one here who has a life without the routine, which is important. Cioè, lo chiedo, in realtà lo chiedo io a voi, se c'è nessuno, perché a voi non capita di avere una routine importante nella vostra vita che va avanti sempre effettivamente. No. Sì, no. Sì. Quando creo un personaggio, quando scrivo un personaggio, è quella di cercare di dare una immagine molto autentica di quel personaggio, e nella mia idea il fatto di creare un personaggio autentico si riesce a fare entrando nella quotidianità di quel personaggio, non andando a vedere le cose così particolari, straordinarie che fa fuori, ma proprio guardando la sua vita di tutti i giorni. Questa è la mia opinione, perlomeno. E, qualcuno ogni tanto mi dice, mi è stata fatta questa domanda altre volte, mi è stato fatto notare che sembra un po' assurdo in un certo senso, però io credo che in realtà, se andiamo a vedere quella quotidianità di ognuno di noi e andiamo a vedere le varie persone, la vita alla fine è molto più assurda di quanto uno poi pensi effettivamente. Quindi forse in realtà alla fine, cioè, delle volte anch'io mi faccio la domanda se quello che io mostro non sia effettivamente eccessivo o troppo spinto o troppo esagerato, e quindi diventi più assurdo che autentico. Però appunto, siccome io credo che la vita sia molto più assurda di quanto ci rendiamo conto, credo che effettivamente sia un modo di mostrare un'autenticità. I don't know if it makes sense, but the thing I heard from a recent jazz journalist who died a couple of years ago, and brilliant guy, but I'm getting older and my back is very steep, so you know, we always have these noises when you're looking on the shoes. But he said, if you lose something on the floor and you have to get up,
down and get it. Make sure that you do other things that you can do down there when you are there. Yeah. And I have a note on that. It can seem a little bit also outdoor to say, but it's not true. So maybe one day I can do it. But that's also kind of personal way of organizing your life. I think you can recognize it if you put it the way I say it. But still, it can also be totally wrong because it's got that thing. I try to find things that people recognize, but still, it's also found in the work. I like that. It's kind of dope. What we're observing in all of us. Yeah. And apparently, that finding. Yes. Allora, dice, io qualche anno fa mi è capitato di parlare con questo giornalista norvegese che purtroppo è morto qualche anno fa, e in un'intervista mi disse: io sto cominciando a diventare vecchio, ho male alla schiena molto ferma e faccio fatica a piegarmi, quindi quando mi allaccio una scarpa faccio fatica, e lui mi disse questa cosa molto saggia, mi disse: stai attento però che quando ti pieghi per raccogliere una cosa per terra, a una certa età devi essere sicuro di avere anche delle altre cose da fare per terra, magari, cioè già che ci sei effettivamente. E questa in realtà è una frase che è carina e forse magari la userò in un film prima o poi, però insomma è per dire che io credo che sia molto importante il modo in cui ognuno di noi organizza la sua vita, e ognuno di noi ha bisogno di organizzare la sua vita in un certo modo, magari in un modo assurdo, in un modo che i personaggi delle volte possono sembrare effettivamente assurdi, però ognuno ha bisogno di creare una schematizzazione nella sua vita che funzioni e sia autentica per lui. Sulle persone anziane e persone anziane, quindi questo sicuramente è un motivo.
caso per esempio degli attori di Ex, in quel caso lì per esempio è venuto naturale perché i due personaggi erano comunque due attori anziani, erano teatro e quindi volevo e che avevano quindi un'esperienza molto grossa alle spalle e questo mi piaceva molto, anche se in realtà lui, i registi in genere non vogliono che un attore reciti, nel senso che vogliono che sia naturale, quindi io sono andato quando li ho conosciuti, quando siamo messi a lavorare insieme, per prima cosa ho cercato di capire come fosse effettivamente la loro realtà di attori e di persone anziane effettivamente. Quindi credo che il motivo sia soprattutto questo, che ero molto affascinato in quel caso da quei personaggi, sono molto affascinato dalle storie delle persone anziane, che hanno anche tanta esperienza, ormai comincio ad averne parecchie anch'io, per cui insomma è un mondo in cui proprio a mio agio. Alla fine in realtà è cominciato tutto da Ex, in questo caso, perché ero a Cannes con Ex e ho mandato la mia agente di vendita in giro e lei mi ha presentato quello che era il produttore dei primi due film di Jim Jarmusch e ci siamo presentati, ci siamo trovati simpatici, abbiamo parlato e lui mi ha chiesto se mi sarebbe interessato fare qualche cosa in ambito americano. Io gli ho detto perché no, parliamone. Però lui mi ha mandato un paio di sceneggiature che sinceramente non mi avevano convinto minimamente. Allora a quel punto lui mi ha detto, va, tu avevi in mente qualcosa. Io in quel momento stavo scrivendo qualcosa che riguardava il discorso del bere, che poi è una parte del film, tutto probabilmente sa. Avevo letto Bukowski da ragazzo, interessante, e allora parlando con lui, unendo queste due cose, mi è capitato di citare Bukowski e questo produttore mi ha detto aspetta che vedo cosa possiamo fare, e
mi aveva proposto di poter lavorare forse sul patogeno oppure sul post office di Bukowski. Ha tentato a vedere se erano disponibili i diritti di post office non erano disponibili, mentre quelli di Fortogun sì. E allora mi ha detto: guarda, possiamo lavorare sul patogeno. A quel punto io sono diventato estremamente nervoso e mi sono andato a rileggere il libro un'altra volta perché non sapevo esattamente cosa avevo tra le mani, però l'ho trovato estremamente interessante di nuovo e da lì effettivamente è nato il progetto del film. Fare più tempo che non faccio un film, forse mi serve un corso di regia, però vabbè, sì, diciamo che sono effettivamente, posso dire che sono abbastanza vicino ad essere al punto di girare questo film, che si chiamerà The Good Man, ed è un film che è tratto parzialmente da un romanzo di un scrittore norvegese, però sarà ambientato in una piccola cittadina americana, in un ambiente assolutamente, un ambiente, piccola cittadina del Midwest, ambiente trampiano dove c'è una disoccupazione totale, depressione generale e dove effettivamente quindi c'è mancanza di lavoro e persone senza speranza e quindi diciamo che dipingerò questo tipo di ambiente. L'idea è di girarlo quest'estate parzialmente in Canada e quindi però non vi dico altro perché sennò poi facciamo lo spoiler del film e non ha